Sapere se è vero che bisogna parlare a bassa voce ai neonati. Grazie, grazie a te per la domanda. La voce per i neonati è come il faro che guida i naviganti. Come le navi seguono la luce del faro, così i neonati seguono la voce della mamma o del papà per agganciarsi alla vita e ritrovarsi in quei momenti di sconforto o smarrimento. La voce è il nostro modo di carezzare i nostri figli e le carezze dovrebbero essere dolci e leggere. Parlare a bassa voce ai neonati può essere il modo migliore per farli sentire tranquilli, al sicuro e amati. Posso sapere realmente perché no baci in bocca? Penso sia una cosa naturale. Grazie per la tua domanda. Gustavo Pietro Porli Charbet disse una volta: se proprio devo dare un consiglio ai genitori, gli direi di baciare tutto il corpo, ma di lasciare in pace la bocca dei propri figli. Il bacio porta con sé un significato e veicola un messaggio. È un simbolo che si può usare come bussola per orientarsi. Un bacio sulla guancia o sul ginocchio dopo che tuo figlio è caduto e si è fatto male guarisce dal dolore. Un bacio sulla bocca che dai a tuo marito o moglie ha un altro significato: passione, amore, erotismo. Nei bambini il rischio di confondere i messaggi e i significati è molto alto. Per questo è bene riservare il bacio in bocca tra amanti. Marito e stanza post parto in clinica privata, sì o no? Benefici non per bimbo, mamma e coppia. Grazie per la tua domanda. Il papà non dovrebbe essere un accessorio facoltativo. Quando compriamo un'auto nuova possiamo decidere se mettere o meno per esempio il navigatore o i sedili in pelle, ma non potremmo certo scegliere se mettere o meno il volante. Dovrebbe funzionare nella stessa maniera con i papà. Non dovremmo nemmeno porci la domanda se i papà possono o dovrebbero o farebbero bene a stare nella stanza. La presenza di entrambi i genitori rafforza il legame con il bambino e rafforza il legame di coppia. Ricordatevi che la nascita dovrebbe unire e non dividere. Bimba 3 mesi, come stimolarla a livello cognitivo? Grazie per la tua domanda. La risposta che mi sento di darvi è niente, se non essere lì con lei. Il cervello del bambino è in continua maturazione e sviluppo. Grazie a tutti gli stimoli che riceve, e ne riceve tantissimi, anche senza che ci impegniamo in chissà quale attività. A questa domanda dovrei rispondervi con un'altra domanda. Se vogliamo stimolare nostra figlia di 3 mesi, chiediamoci per chi lo vorremmo fare, per nostra figlia o per noi stessi? La differenza è tanta. Dietro a questa domanda c'è un problema diffuso che non aiuta le neomamme, ovvero quello del mio figlio fa già questo, quello e quell'altro, e allora ci si sente in competizione. Il più delle volte cerchiamo strumenti per stimolare i nostri figli, ma forse solo per non sentirci noi come genitori in difetto rispetto agli altri. Lei non sta sbagliando nulla, e sbaglia chi sminuisce l'accaduto. Anche l'interruzione volontaria o involontaria di gravidanza è un lutto. Il lutto per il Natale porta la stessa identica sofferenza di un qualsiasi altro lutto. Se a distanza di 3 anni ci sta ancora pensando, ci sta ancora male, probabilmente non è riuscita ad attraversare questo dolore. Non è tardi per farsi accompagnare in un percorso e provare a ripercorrere il momento per affrontarlo e viverne il ricordo in maniera più, diciamo, serena.